odore forte di incenso, organo in sottofondo e manichini in fila nella navata centrale. La location per la presentazione ad Alta Moda Roma della collezione dello stilista lucano Michele Miglionico è inusuale a dir poco. Si tratta di una meravigliosa chiesa a due passi dai fori imperiali, niente affatto sconsacrata. Luogo scelto per mettere in mostra delle creazioni che parlano di sacralità, quella della terra di origine dello stilista. È una collezione dedicata alle Madonne lucane, le Madonne che vengono venerate nella terra di origine dei miei genitori, la Basilicata. E quindi ci sono dei riferimenti alla Madonna della Bruna di Matera, alla Madonna di Viggiano, alla Madonna del Carmine di Avigliano, alla Madonna Nera. Ecco, ho voluto raccontare. Un luogo sacro che diventa occasione per raccontare uno scorcio della vita quotidiana della Lucania. Ci sono donne del popolo che pregano in chiesa e che sono vestite di nero perché è il colore simbolo della nostra terra. Dopodiché c'è l'interpretazione della Madonna del Carmine, che è il primo pezzo che io ho costruito di questa collezione e che presentai a Matera durante una manifestazione di moda al premio Moda Città di Sassi. I materiali sono leggerissimi, sono incrostazione di tulle, doppiato e poggiato su basi di Valenciennes, di pizzo Valenciennes, c'è molta trasparenza, ma non è esibita e la devi percepire, è tutto misurato, è tutto dolce e anche un po' nascosto, perché penso che in questo momento la donna ha bisogno nuovamente di riscoprirsi, di ritrovare quegli elementi che l'hanno sempre contraddistinta. Gridare troppo oggigiorno non vale più la pena. Esposto nella sagrestia, adibita backstage e al luogo in cui degustare prodotti della tradizione, l'abito che ha vinto il premio Moda Matera 2019 di un giovane stilista venezuelano, Joan Jajon, a cui Miglionico ha voluto fare da padrino a Roma. Quando ricevi la informazione del premio, immediatamente ho immaginato a Matera di notte, e questo è lo che ho trattato di trasmettere. Matera de noche.